Con la GeForce RTX 3080 Founders Edition di Nvidia mettiamo davvero piede nella next gen con una scheda video da 10 GB di memoria che anticipa di qualche mese l'arrivo sul mercato delle nuove console Microsoft e Sony e spara in alto con le sue promesse. 4K reale con 60 frame al secondo granitici. Una scheda video di gran lunga superiore alla punta di diamante della precedente generazione, la 2080 Ti, in grado di restituire una qualità dell'immagine tra ray tracing e DLSS 2.0 che non ha semplicemente paragoni nel mercato odierno dei videogiochi. Tutto questo ben di Dio è in realtà ad un prezzo sostanzioso ma comunque abbordabile se confrontato ai consueti prezzi del mercato PC gaming, 719 euro. Tra l'altro, in attesa di vedere cosa succederà con le varie versioni custom che a brevissimo inonderanno il mercato. Ora seguitemi in questa recensione video della Nvidia GeForce RTX 3080, disponibile nei negozi online e fisici a partire dal 17 settembre. Il primo pregio della nuova serie GeForce RTX 3000 è quello di ridimensionare il rapporto tra il prezzo e le prestazioni delle schede video di fascia alta targate Nvidia. I prezzi delle Founders Edition sono quelli dei modelli custom della generazione passata, ma la potenza, almeno su carta, compie un salto di 60 punti percentuali nel rendering nudo e crudo, senza considerare l'aumento dell'efficienza del ray tracing. A potenziare questa serie troviamo l'architettura Ampere, un'evoluzione di Turing che cambia marcia a partire dal nuovo processo produttivo, con il passaggio agli 8 nanometri di Samsung, che a livello teorico dovrebbe tenere a bada consumi e riscaldamento. In realtà, la RTX 3080 si attesta su un consumo di 320 W, che spinge verso l'alto l'alimentatore consigliato per montare questa bestia nel proprio PC, ora di 750 W. Da qui la necessità del nuovo dissipatore raffreddato da due ventole, una anteriore e una posteriore, che incanalano il flusso d'aria verso il centro del PCB e poi ne forzano l'uscita dal retro. In termini pratici, la nuova dissipazione è in grado di abbassare la temperatura di 20 gradi e il rumore di 10 decibel rispetto alle Founders Edition della serie 2000. Molto interessante anche il design centrale della scheda, con il backplate in plastica che incornicia lo spesso radiatore centrale diviso in due da uno chassis a forma di 8, che risulta meno massiccio di quello della serie 2000, ma dai bordi più spessi, ed è caratterizzato da un'eleganza molto aggressiva, evidenziata da strisce a LED bianche come la scritta GeForce sul bordo superiore, che riprendono la forma X della struttura metallica. La RTX 3080 Founders Edition presenta tre porte DisplayPort grandi, affiancate a una porta HDMI 2.1 in grado di supportare il flusso di dati necessario alle risoluzioni 4K 120 Hz, in linea con quanto troveremo sulla prossima generazione di console. Sparisce invece la porta USB-C Virtual Link. Assolutamente da notare l'attenzione con cui Nvidia ha nascosto il nuovo connettore a 12 pin tra le lamelle del radiatore centrale. Connettore che tra l'altro si può agganciare ai due collegamenti classici a 8 pin grazie all'adattatore incluso nella confezione. Messo da parte l'involucro di questa scheda, passiamo al suo cuore. Il cervello è rappresentato dal chip GA102, che viaggia a una frequenza base di 1,440 GHz ed è in grado di raggiungere 1,710 GHz in boost. Questo chip è composto da 28 miliardi di transistor, che si traducono in 8704 CUDA core a disposizione dei calcoli FP32. Un aumento poderoso se si tiene in considerazione che la 2080 Ti, la punta di diamante della precedente generazione, aveva sì lo stesso numero di CUDA core, ma la metà esatta erano dedicati esclusivamente ai calcoli INT32. Stavolta i CUDA core possono essere convertiti al volo per i calcoli in virgola mobile e questo può comportare enormi salti prestazionali per i giochi che fanno grande uso di calcoli FP32. Particolare anche il ragionamento fatto da Nvidia con la dotazione di memoria. La nuova 3080 ha 1 GB in meno rispetto alla 2080 Ti, ma 2 GB in più rispetto alla 2080 liscia, piazzandosi concettualmente nel mezzo, solo che stavolta la combinazione tra GDDR6X e bus a 320 bit permette di raggiungere l'incredibile velocità di 19 Gbps. Le prestazioni della RAM sono quindi superiori del 33% e contemporaneamente godono delle ottimizzazioni di un'architettura che include tecnologie pensate per ridurre il traffico inutile di dati, così da ridurre notevolmente il fabbisogno di memoria. Anche i Ray Tracing Core e i Tensor Core sono di nuova generazione grazie a tutta una serie di migliorie e tutto questo pacchettone
è in grado di far erogare alla RTX 3080 numeri davvero sbalorditivi. 30 teraflops nei calcoli degli shader, 58 teraflops nei calcoli del ray tracing e 238 teraflops nei calcoli in virgola mobile a 16 bit, quelli utilizzati dal DLSS. Purtroppo non è possibile rapportare direttamente questi numeri a quelli relativi alla famiglia RTX 2000, ma stando alle parole di Nvidia, si stima un aumento prestazionale dei calcoli di 1,7 volte per quelli dedicati al ray tracing e di 2,7 volte per quelli destinati al deep learning. Un bel balzo che dipende anche da un paio di ottimizzazioni molto interessanti. Nel caso del deep learning è spuntata infatti una tecnica simile al variable rate shading che dà la precedenza ai pixel più importanti dell'immagine per la ridistribuzione del calcolo di lavoro. Per il ray tracing invece il controllo delle collisioni tra raggi di luce e oggetti viene ora gestito interamente via hardware, velocizzando nettamente il processo. Ma l'evoluzione delle nuove GeForce non passa solo dall'implementazione del nuovo DLSS 2.0, che probabilmente nel tempo vedremo inserito in tutti i titoli che supportano il temporal anti-aliasing. Estremamente interessante è anche la tecnologia RTX IO, che sposta la decompressione dei dati nella scheda video, evitando che le informazioni compresse impegnino la CPU. In questo modo diventa possibile con un SSD PCI Express 4 caricare l'intera demo tecnica Marbles in 1,62 secondi, impegnando solo mezzo core della GPU, contro i 24 richiesti dalla classica decompressione 2 a 1 affidata a un processore AMD della serie Threadripper, che ci impiega comunque 5,25 secondi. Sul medio e lungo periodo, questa architettura, se sfruttata e implementata a dovere in Windows 10 con le prossime Direct Storage e chiaramente dagli engine utilizzati nei videogiochi, dovrebbe rendere possibile anche su PC quei caricamenti istantanei tanto pubblicizzati per le nuove console, che promettono esperienze di gioco senza alcuna interruzione. E passiamo ora ai test e ai benchmark. Abbiamo provato la scheda all'interno di un sistema con Ryzen 7 3700X montato su una scheda madre Gigabyte X570 Aorus Master, così da sfruttare anche l'interfaccia PCI Express 4. La GeForce RTX 3080 Founders Edition ci ha stupito per la sua dissipazione fin dalla prima accensione. La scheda si attesta intorno ai 44 gradi nella modalità 0 decibel, con le ventole che rimangono ferme fino a quando il dissipatore tocca i 50 gradi. Una volta in gioco e durante i test più esosi, le superfici di contatto hanno raggiunto i 74 gradi, con un aumento di rumorosità appena percepibile. La frequenza di lavoro si è sempre attestata intorno a 1,980 GHz, con alcuni ribassi a 1,935 GHz e 1,800 GHz, probabilmente in funzione dei carichi di lavoro. Con la suite 3D Mark siamo riusciti a toccare 17.666 punti in Time Spy, 11.164 punti in Port Royal e 10.930 punti in Firestrike Ultra, dove si nota il più grande salto prestazionale rispetto alla 2080 Ti, con oltre 40 punti percentuali di differenza. Chiaramente una scheda video come la RTX 3080 è rivolta a tutti quei giocatori che utilizzano soprattutto le risoluzioni 4K. E per questo motivo l'abbiamo testata proprio a questa risoluzione con i titoli più esosi sul mercato. Tuttavia, per avere un confronto l'abbiamo fatta girare anche a 1440p e in Full HD a 1080p e per questo vi rimando alla nostra recensione scritta per tutti i dati dettagliati. Partiamo con The Witcher 3, un classico dei benchmark che ha dato subito una misura dell'incremento prestazionale nel rendering standard, toccando 92 fps in 4K e 156 fps in 1440p, con un incremento in Ultra HD del 30% sulla RTX 2080 Ti e del 50% sulla RTX 2080 Super. Con Rage 2 abbiamo raggiunto i 78 fps in 4K e i 150 fps in 1440p, fermandoci a un incremento del 25% rispetto alla 2080 Ti, ancora una volta senza alcun compromesso grafico. Anche con Far Cry 5 i muscoli vengono fuori in 4K, con un framerate medio di 95 fps in 4K e il picco minimo a 70 fps con tutte le impostazioni grafiche su Ultra. In 1440p abbiamo invece toccato i 130 fps in campo aperto. Perfettamente giocabile anche Shadow of the Tomb Raider, che abbiamo visto finalmente spinto stabilmente sopra i 60 fps senza DLSS, per una media di 82 frame al secondo,
il 32% in più rispetto alle prestazioni della 2080 Ti. Abilitando il ray tracing scendiamo a 50 fps con un minimo guadagno visivo, ma possiamo immediatamente tornare sopra al confine dei 60 fps attivando il DLSS, che pur rimanendo ancorato alla versione 1.0 ci permette di toccare i 92 frame al secondo. Anche il massiccio Metro Exodus supera la soglia del 4K a 60 fps, con 74 frame al secondo di media che valgono un 48% di vantaggio sulla 2080 Super. Resta invece indigeribile con il solo ray tracing attivo, con 38 frame al secondo che assieme ai 37 fps di control rappresentano i picchi prestazionali più bassi dell'RTX 3080. I 60 fps sono comunque sempre a portata di mano anche con il ray tracing grazie al DLSS, che nel caso del titolo Remedy è in versione 2.0. Garantisce quindi un'immagine quasi indistinguibile dal 4K nativo, laddove il titolo gira a circa 60 fps toccando 65 fps di media con il rendering base impostato sul 1440p. Non ci siamo fatti mancare anche Battlefield nel nostro gruppo di benchmark. Il titolo DICE raggiunge l'incredibile valore di 85 fps in 4K con il ray tracing attivo e senza DLSS, toccando i 127 fps nel momento in cui si spegne il ray tracing. Si capisce sempre chiaramente come il ray tracing continui a rimanere una colonna portante dell'offerta Nvidia. Non è quindi un caso che il produttore ci abbia permesso di provare una patch ancora in fase di testing per Fortnite, che spinge il titolo Epic al massimo delle sue potenzialità. Il ray tracing all'interno di Fortnite coinvolge quasi ogni aspetto dell'illuminazione, dai riflessi alla gestione globale delle luci, migliorando notevolmente la resa e riempiendo lo schermo di effetti. Chiaramente non si tratta del titolo ideale per rimanere stupiti, ma il tutto si traduce nell'incredibile valore di 125 fps in 4K e 195 fps in 1440p, con la possibilità di godere di tutti i punti di forza dell'RTX 3080 mantenendo frame rate competitivi. Parlando di frame rate elevati, troviamo anche Death Stranding, che grazie al DLSS 2.0 arriva a 135 fps in 4K in modalità qualità e 165 in modalità performance. Come se questi risultati non bastassero, l'RTX 3080 se la cava abbastanza bene anche in overclock, spingendosi fino a 19,5 Gbps per la memoria e 2,50 GHz per la GPU, con qualche fluttuazione che consente di mantenere la temperatura a 76 gradi. Il guadagno prestazionale è circa del 4,5%, che comporta un aumento pressoché impercettibile dell'ottimo rapporto tra prestazioni e consumi. Restano quindi margini di manovra che con i modelli custom di fascia alta promettono di dare grosse soddisfazioni. La GeForce RTX 3080 è insomma una scheda video potente e desiderabile, ma non nasconde chissà quale fluido miracoloso, ma è soltanto il frutto della capacità degli ingegneri Nvidia di trovare l'equilibrio perfetto tra evoluzione e compromessi. Da qui il gigabyte di memoria in meno rispetto all'RTX 2080 Ti, ad ora più che sufficiente visto che la maggior parte dei giochi non supera quota 6 GB in 4K, ma anche e soprattutto i 500 euro in meno a fronte di prestazioni superiori. Abbastanza superiori da permettere alla scheda di superare spesso i 100 fps in 4K, sia con le classiche tecniche di rendering, sia sfruttando la combinazione di ray tracing e DLSS 2.0. Certo, di contro ci sono i consumi elevati, che però scalano bene all'aumentare delle frequenze e non creano problemi di temperatura al chip, ben raffreddato da un sistema di dissipazione decisamente superiore ai precedenti, tanto per efficacia quanto per rumorosità. Se quindi non mancano alcuni compromessi e l'aumento prestazionale rispetto alla generazione precedente è altalenante, è indubbio che ci troviamo di fronte a una lineup decisamente più matura e più bilanciata nel prezzo. Una generazione che non vediamo l'ora di testare ancora più in profondità con le prossime 3070 e 3090. A questo punto quindi non vi rimane altro che seguire il nostro canale YouTube, suonare la campanella e se questa recensione è stata di vostro gradimento mettete un bel mi piace, che fa sempre piacere.